per andare direttamente sul caso italiano, potremmo risalire all'8 aprile del 2020. L'8 aprile del 2020, con il decreto liquidità, praticamente lo Stato italiano ha affidato quella che era la cosiddetta ripresa, all'epoca considerata post-pandemica, quando ci siamo ancora dentro, agli istituti di credito italiani. Lo ha fatto appunto con il decreto liquidità dell'8 aprile, grazie al quale sicuramente venne modificato l'assetto di governance della finanza in Italia, reintroducendo nella sfera pubblica, anche a livello di importanza, un ente che è sempre stato sotto traccia come la SACE. La SACE, che è la sezione speciale per il credito all'esportazione, che, come dice anche il nome, era uno strumento finanziario in seno allo Stato per favorire le esportazioni italiane all'estero, sia da un punto di vista di società legate ai grandi settori industriali, a partire da quello dei combustibili fossili ad esempio, ma anche a supporto della finanziarizzazione di queste stesse società e degli istituti stessi. Con quel processo è cambiata un pochino la governance della finanza in Italia, rimettendo appunto al centro questo soggetto e dando appunto le chiavi del paese all'Italia, finanziando le piccole e medie imprese, ma anche le grandi corporation. Già all'epoca si parlava, prima ancora che si parlasse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si parlava di riprendere in mano la società, riprendere in mano le economie in un'ottica ecologica, in un'ottica green. Nonostante questo, già all'epoca, un anno fa, con il programma cosiddetto chiamato di Garanzia Italia, avevamo visto nel lavoro che portiamo avanti a Recommon che tantissime dei finanziamenti e delle garanzie, i finanziamenti della finanza privata garantiti con i fondi pubblici dello Stato tramite SACE, arrivavano alle grandi multinazionali, non solo quelle dei combustibili fossili, sicuramente il caso più emblematico che poi ha riportato questo dibattito al centro dell'opinione pubblica fu quello del prestito delle garanzie per FCA di circa 6 miliardi, garantito da un pool di banche trainato da Intesa San Paolo, Unicredit, BPM e Montepaschi. Questo, quello che è successo, appunto, poi piano piano, insieme a altri processi che avvenivano sia a livello nazionale che a livello europeo, ha portato poi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in salsa italiana, che appunto ci sta per cadere tra capo e collo in tutti i sensi. Cosa è successo a livello europeo in questi mesi, che si sta chiudendo purtroppo in questi giorni? Uno degli assi su cui, appunto, come ricordava Anna Clara prima, è stato quello della tassonomia. La tassonomia significa appunto l'inquadrare a livello europeo quali sono investimenti verdi e quali no. In questo periodo, in questi giorni di dibattito, viste anche gli ultimi indirizzi del Consiglio d'Europa, si sta andando nella direzione di considerare come verdi, ad esempio, il gas, che comunque, per quanto si spacci come combustibile naturale, combustibile di transizione, è un combustibile fossile, è appunto spinto dalle grandi multinazionali del settore, e poi anche il nucleare, spinto dalle politiche di alcuni paesi come la Francia, la Germania e alcuni paesi dell'Europa orientale. Mettendo insieme questi due elementi si arriva poi alla governance strettamente intesa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza italiano, che vede nuovamente gli stessi attori che erano stati sdoganati nuovamente durante la prima ondata pandemica, appunto con il decreto liquidità, che sono sempre SACE e sono sempre i grandi gruppi finanziari italiani. Questo cosa implica? Implica che quegli stessi attori che in passato ci avevano portato e ci hanno portato a livello italiano a contribuire alla crisi climatica con finanziamenti, garanzie, crediti all'esportazione, alle grandi società dei combustibili fossili, ma anche a tutti gli altri settori industriali climalteranti, che possono essere anche quello militare, quello dell'agribusiness, della deforestazione e così via. Quegli stessi attori si vogliono ricollocare con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come ambasciatori di una nuova rinascita italiana sotto un punto di vista verde.
E appunto gli attori sono la SACE, sono i grandi gruppi finanziari come Intesa San Paolo, come Unicredit, che portano finanza privata a foraggiare quei progetti che sono appunto compresi dal PNRR, che però, come abbiamo visto già appunto in ottica di ripresa post-pandemica, molti di questi progetti non vanno sicuramente nella direzione di una transizione energetica e men che meno ecologica, perché poi, nonostante si provi ad appioppare il termine bio davanti a tanti dei combustibili fossili, in primis il gas, sono comunque combustibili fossili che nulla hanno a che vedere con la transizione. A questi poi si è aggiunto anche i vari tentativi di inserire all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'idrogeno, spinto da un lato dalle società dei combustibili fossili, ma poi anche dalla finanza che fa da stambella, quando ricordiamo che appunto l'idrogeno in questo preciso momento storico al 90-95% è prodotto soprattutto da combustibili fossili, quindi niente a che vedere né con l'energia verde né con le rinnovabili e così via. Questi soggetti saranno gli stessi appunto protagonisti di quella che vorrebbe essere la ripresa italiana. Di recente il presidente Patuelli, che è il presidente dell'Associazione dei Bancari Italiani, ha definito il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come il nuovo piano Marshall per l'Italia, che sicuramente in epoca post Seconda Guerra Mondiale ha contribuito alla ripresa strettamente economica in termini di PIL dell'Italia, ma ha anche creato poi tutte quelle zone di sacrificio che sono ancora oggi le stesse, che subiscono vessazioni da un punto di vista ambientale, climatico, di conflitto ambiente-lavoro in tutti i territori italiani. In più, questo appunto ha garantito a determinati soggetti di potersi, grazie anche a quello che è successo sul piano europeo da un punto di vista della tassonomia, di poter dire la propria e fare la parte del leone, come ad esempio Intesa San Paolo, che ha detto di voler mettere a disposizione delle piccole e medie imprese, ma anche delle grandi corporation italiane, circa 400 miliardi di euro di liquidità a sostegno del PNRR. E quindi vediamo nuovamente quel connubio tra finanza privata, i fondi di investimento, i grandi istituti di credito, ma anche la finanza pubblica, quindi con SACE, che appunto garantirà la maggior parte di questi progetti, appunto questo connubio che di transizione da un punto di vista ecologico, insomma, ha poco a che vedere. Notizia di oggi, ad esempio, sempre per rimarcare questo connubio, è che oltre al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato istituito dal governo italiano un fondo complementare in cui rientreranno molti dei progetti che non sono stati approvati direttamente dal PNRR. Uno di questi ad esempio è la nuova diga foranea di Genova, che sbancherà il litorale davanti alla costa ligure. 300 milioni di questi del finanziamento della nuova diga foranea di Genova arriveranno dalla Banca Europea per gli investimenti e altri arriveranno dalle istituzioni finanziarie private. Quindi ci sono già in essere appunto i posizionamenti della finanza, sia essa pubblica e privata, e sicuramente vanno in una direzione che non è quella della transizione, ma è la di una transizione energetica ecologica, ma è quella di una transizione che semplicemente ricalca il modello del capitalismo estrattivista che viviamo ancora adesso, fatto di grandi opere inutili e devastanti, di foraggiamento ai grandi settori industriali, ai grandi attori che sono quelli appunto soprattutto in Italia dell'industria dei combustibili fossili e così via. Quindi ecco, la strada è ancora lunga e ci siamo purtroppo dentro fino al collo.